Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi ci troviamo su questo bellissimo sagrato per raccontarvi la vita, la storia di Padre Pio attraverso dei racconti, degli aneddoti, delle testimonianze. Oggi parliamo di verità. C'era un superiore provinciale di Padre Pio, padre Torquato Cavaterri da Lecore, ha osservato questo, vado sul suo virgolettato. Padre Pio era tenace, forte nel difendere la sua idea, quando era convinto di essere nella verità. A prima vista poteva dare l'impressione, assistendo alle sue discussioni, che la sua tenacia non si potesse armonizzare con la virtù della sua umiltà. Eppure, scrive Padre Torquato, io sono convinto che Padre Pio fosse un'anima molto umile. E proprio su questo c'è stato un confratello di Padre Pio, padre Raffaele Daddario, da Sant'Elia Pianisi, che è stato compagno di studi, ha vissuto tanti anni insieme proprio qui a San Giovanni Rotondo, che offre una testimonianza chiarificatrice proprio su questo argomento e appunto scrive proprio sul carattere di Padre Pio. Carattere forte. Ricordo che una volta Padre Pio insisteva, scrive Padre Raffaele, in un ragionamento ad aver ragione. Gli dissi: Padre, ma lei è testardo. Mi espressi però così, tanto per dire, per farlo parlare. E Padre Pio rispose: bisogna insistere sulla conoscenza della verità, perché se una cosa non si conosce, non si può amare. La virtù è propria della persona che ha intelligenza. Il virtuoso quindi deve ragionare e poi comportarsi da intelligente e non da stupido. Perché purtroppo chi non ha intelligenza non può essere molto virtuoso, fa le cose solo naturalmente, senza merito, ed avrà da Dio quel tanto di merito che è proporzionato alla sua intelligenza. Quindi, scrive padre Marcellino, attraverso questo aneddoto di padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, padre Pio è nella linea della logica più stringata. In pratica, lui ha sostenuto nel suo parlare un principio filosofico che dice: nil amatum nisi praecognitum. Niente può essere amato se prima non è conosciuto.